Buonde, buonde. Allora, mettiamo un po' di musica. Allora, andiamo a darci un'occhiata. Allora, calendario economico, non abbiamo niente di particolarmente importante stamattina. Buondì, Gabriele. Allora, buondì. Andiamo a vedere GJ che cosa combina, formando un po' di supporto. Cancelliamo tutto. Allora, è iniziato a creare questa weak bullish. Ieri abbiamo aperto con gap, chiuso bullish, rotto i massimi. Se avessimo poi qualche chiusura daily bearish, la candela settimanale potrebbe flippare e magari dare gli ultimi 2 giorni, mercoledì, giovedì, un bel impulso per il mensile, che è quello che dicevamo nel breakdown settimana. Non sarebbe niente male fillare un po' di questa week. Ma torniamo ad adesso, allora. Una resistenza. Questo livello qui. Andiamo giù, un po' silenzioso stamattina, un po' di sonno. Allora, l'H4, andiamo a vedere, andiamo a sistemarci un supporto qui, in questa zona qui. Ok, vediamo che qui resistenza, poi sono andati sopra, supporto, candela di conferma del supporto, spinta bullish, poi abbiamo l'H4 precedente ha chiuso bearish questa notte durante Asian, non ha rotto i minimi di quella prima, per cui potremmo essere sempre nella nostra situazione di ranging su GJ. Appunto, stiamo a vedere. Io
Terrei sempre 133 segnato. Ok, 132-500, perfetto. Andiamo da K1. Allora, cos'è che mi salta subito all'occhio da K1? Da K1 mi salta subito all'occhio che... Sai, Gabriele, praticamente stiamo facendo la sessione one-to-one per il momento, siamo da soli. Sono 1500 euro per la sezione, per la lezione one to one. Come chiede one 1.500 to one? all'ora? Ok, Sì. ok. Mamma mia, chi è che chiedeva questi prezzi? Non mi ricordo il nome, me l'aveva mandato Zoom. Qualcuno chiedeva tipo 1000 euro veramente per una sessione one to one, cioè robe assurde. Deve Comunque, essere illuminante. ma illuminante sì, per chi la vende è abbastanza illuminante. Una al giorno sei a posto. Comunque, vabbè, torniamo a noi. Allora, stavo dicendo che abbiamo questo punto di massimo qui, ok, e questo punto di massimo qui che è più in basso, ok? Quindi se noi adesso andassimo a infrangere questo livello qui, andremo a creare un lower low più in basso, ok? Quindi struttura di mercato molto semplice, tra virgolette, qui magari un pelino di difficoltà, ma il punto è questo qui. Se non infrangiamo questo massimo qua, il trend è cambiato e siamo bearish, questo qua diventa il nuovo massimo e andiamo poi probabilmente 70-80% di possibilità di infrangere il minimo precedentemente creato. Anche il fatto che la candela weekly possa proseguire bearish, diciamo che non mi dispiace come fatto da tenere in considerazione. E questa non sarebbe una cattiva idea per GJ. Adesso abbiamo chiuso con l'H1 senza top wick. L'M30 ci chiude in faccia adesso. Ci siamo... Mi sono distratto un pelino, quindi andiamo a vederci l'M30. L'M30, ok, sto facendo sempre quel supportino lì. Che dicevamo prima? Che dicevamo prima? Ok, bene. E cancelliamo un attimo qui. E andiamo a segnarci supporti ad H1 che ancora non l'abbiamo fatto. Ok. Allora, ad H1 questo livello qui, 133-200 che è stato rotto, abbiamo ritestato quasi 133, ma no. E abbiamo chiuso al di sotto, abbiamo chiuso bearish, rompendo i minimi rispettando i massimi. Però quella wick bearish è stata formata da una seconda candela M30 bullish, che sarebbe questa qui, dalle 6 e mezza alle 7. Poi quella di adesso chiuso flat, l'M30 flat ha rispettato i massimi, ha rispettato anche i minimi, per carità. Però appunto non mi dispiace affatto. Ok, l'M15 ha rotto i massimi. Questo M15 qui, quindi potrebbe continuare bullish. Diciamo che questo, ecco, questo livello qui non mi pare un livello da poco. Poi sarebbe nient'altro che 133 e 200. Stiamo a vedere se DJ forma un qualche tipo di resistenza per proseguire bearish, appunto. Quello che mi piace di più, vediamo che la struttura del mercato è bearish, invertita. Ecco qua, fatto la top wick. Vediamo se non rompe questi massimi qui, l'idea è sempre bearish. Se invece dovessimo rompere quei massimi, valuteremo il da farsi. Però. Siamo un po' in ranging, appunto. Questa M30 prima non ha rotto dei massimi nei minimi. E quindi vediamo un po'. Vediamo un po' cosa vuol fare. Eccola qua. Eccola lì.
Abbiamo la nostra H4 bearish. Dobbiamo aspettarci una bella H4 bearish anche qua. Una bella candela di questo tipo qua. Magari chiudo al di sotto del livello, poi facciamo una bella top wick e andiamo a pigliarci tutto il livello. Facciamo un mirror dalle candele di sinistra. Non sarebbe niente male, niente male, entrare in questo range qui. Prima cosa, fillare il gap di lunedì dell'apertura. Però appunto bisogna rompere questi minimi ad H4 qua. Tutti questi qua vanno rotti. Vediamo se questo H4 qua ci dà una mano. Sa, nel frattempo già che ci sono, piazzo il quadratino. L'idea di DJ, il bias bearish, e poi vediamo quello che succede. Abbiamo rispettato il minimo anche qui. È una zona che ci sono queste wick, non è in una zona tanto facile, DJ. E questa rejection bisogna comunque prenderla in considerazione. Questa sinistra può diventare un weak fill nel caso in cui questa candela chiudesse bearish. 8 punti, qui ce n'è già 12, ma possiamo vedere. Per il momento nessun trade su DJ. Qui abbiamo GP Card che è molto interessante perché è identico a quell'analisi che abbiamo fatto ieri durante lo stream. Se qualcuno si ricorda, vorrei farvela vedere, però sto streamando solo Google Chrome e mi sa che non posso, non riesco a farvela vedere. Peccato. Vabbè, pazienza. Ce l'ho su Telegram salvata. Vabbè, non importa. Tiro fuori più tardi. Comunque l'analisi era semplicemente questo disegno qua di ieri fatto live del prezzo che sarebbe sceso, avrebbe formato supporto e poi probabilmente è ritornato bullish per fare il break, cosa che è avvenuta stanotte in Asian, cioè ieri già è venuto giù, poi ha fatto il supporto, qui ha fatto questo della candela daily di ieri, quindi daily ieri ha chiuso, ecco una bella rejection, ci abbiamo il weak fill da fare, bello pronto da fare il nostro weak fill daily, andiamo ad H4, ecco l'H4 ha chiuso bene, bullish da supporto. Avesse chiuso un pelino più in sopra, sarebbe stato un po' meglio. Qui siamo perfettamente a livello, spiccicati a livello. E non è il top, diciamo, per noi. Infatti siamo molto precisi come livello, qui abbiamo un range molto pulito sulla sinistra. Allora, a muovere la nostra analisi di ieri.
questa H1 ha rotto il minimo di quella precedente, questo da tenere sempre in considerazione. Ok, adesso sta pushando un po'. Nel caso in cui avessimo una chiusura bearish con la rottura del minimo, questo range potrebbe essere fillato e non sarebbe niente male, perché si potrebbe avere uno stop di 7-8 pips al di sopra di tutte le wick e poi un game di anche 20 punti in fondo al range. Primo take profit, ovviamente, come al solito, abbastanza conservative, 10-11 punti. E anche nel caso in cui avessimo un break verso l'alto, abbiamo questa candela a sinistra da fillare, cioè non da fillare, però senza troppo consolidamento, potremmo andare diretti fino a 74.840. Andiamo a vedere a time frame ancora più basso. Allora, eccoci qua, M30. Tanto cancelliamo ancora sto quadratino. Dunque, sì, abbiamo il nostro range qui. E abbiamo 74.600 che mi sa. Ok. In realtà la chiusura, cioè bearish, ce l'abbiamo già avuto. Questa candela qui dalle 7 alle 7 e mezza, comunque è un M30, che ha chiuso bearish alla resistenza e ha rotto i minimi della candela precedente. E l'unico problema è che non ha rotto questi minimi qua, però è un bel indicatore. Il wick fill lo dovrebbe fare. Sono pochi punti. Però stiamo a vedere l'M5. Quella di prima ha chiuso bearish, questa qui potrebbe scendere, vediamo come chiude. Non ha rotto i minimi di quella prima ancora. Lo farà magari adesso in chiusura, vediamo. Intanto scendiamo ancora un attimino da prima. Ecco, abbiamo questo M15 bullish, un bel indicatore, tra virgolette. Potrebbe aver ingannato qualche compratore, se noi poi avessimo una chiusura bearish dell'M15, potrebbe essere un bel indicatore appunto per andare bearish. Quindi bias bullish al di sopra di 74.600, e invece se qui creiamo una resistenza decente con un'altra M15 bearish, magari target 74.340 all'incirca. C'è questo mini supportino qui che dà leggermente fastidio, che sono appunto quelle wick ad H1 che dicevo, e anche al di sopra di questo supporto qua bisognerebbe stare un pelino attenti. Però comunque, come sappiamo, con la liquidità dell'apertura potrebbe essere infranto senza troppi problemi, appunto, una volta creata la resistenza. Dino, buondì. Non ho rischio di entrare. Buondì. US30, visto che è già iniziato a pushare alla grande. C'è un sacco di livelli di ieri e degli altri giorni, ma potrei anche fare una bella cosa. Cancellare tutto. Giusto. Buttare due livelli molto in fretta. Thank you.
Dios. Buongiorno. Tutto bene? Yes. Voi? Tu? Sì, sì, tutto bene, tutto bene. Allora, Giudicato sta andando adesso verso l'alto, diciamo. E GJ anche rimbalza in questo range che abbiamo disegnato prima. Ha rotto i massimi, però, questa candela. Anche se di poco, per il momento ha già rotto i massimi di quella prima. M15 bullish, retest, continuazione, vediamo se riusciamo ad andare al di sopra di quel livellino lì. Allora, abbiamo la candela M15 che sto chiudendo. Questa qui chiude all'interno del range e non ci frega niente. Questa qui però sta chiudendo al di sopra e abbiamo l'H4 appunto che può pushare, quindi valutiamo bene un ingresso magari su GBPK. Vediamo un attimino come reagiamo adesso all'interno del range. Questa H1 è pronta a pushare. Andiamo a vedere che ci sia. Abbiamo una week, due week, tre week, dobbiamo ancora rompere questo livello qui di massimo, poi abbiamo tante week qui sulla sinistra, però scendendo di time frame abbiamo questo M15, queste due M15, questo intanto chiude senza top week, giusto per darci un dubbio in più. Allora, range abbastanza pulito, 8 punti. Ok, vediamo un attimino come reagiamo. Un buy stop un pelino più in alto sarebbe sempre valido, eh? Assolutamente. Un pelino di spread su GPK, un punto e mezzo, due punti. Non mi convince molto questa chiusura senza top week. Cioè, in realtà c'è la top week, però è molto piccola. Molto piccola. Per cui non saprei. E inoltre l'M30 deve chiudere. Aspettiamo. L'unica cosa è che la pushata, conoscendo la coppia, diciamo, potrebbe avvenire in chiusura dell'ora, quindi magari dalle 7.56, 7.57 alle 8 potrebbe avvenire la pushata della chiusura della candela oraria, appunto, andare per la sua strada. Quindi io metterei un buy stop al di sopra di questi livelli qua, nel caso in cui venisse attivato. Primo take profit di 10 punti, poi l'altro take profit è tutto il range, ovviamente. Però mi sarebbe piaciuto vedere di più un'altra candela bullish, poi una bearish, la formazione del supporto e la continuazione. Questa candela che senza questa top week non mi fa impazzire. Però abbiamo appunto questa H1, ha rotto i massimi,
questa H1 ha già rotto i massimi di quella precedente anche. E potremmo pushare. Andare GJ nel frattempo. GJ sta rigettando. Ecco, avessimo anche una bella chiusura bearish su GJ, non sarebbe niente male, come dicevamo prima. Ti ho mandato la chart di US 30, volevo farti vedere come H1 stava per chiudere in break sopra quel livello e avrebbe potuto ritestare per la continuazione fino ai nuovi massimi. Sono leggermente più su quel livello, però comunque. A te è già al di sopra. Tu ce l'hai a 24.107? Sì, il mio è leggermente sopra, non troppo. Se ce l'ho. E sta avendo un po' di difficoltà proprio lì. E niente, penso che per provare a prendere questo setup, oltre ovviamente ad aspettare la chiusura H1 per vedere il retest fatto di sotto, un piccolo buy stop sopra i massimi ce lo metto, perché sai, non si sa mai, come hai detto tu anche prima, che prezzo, dimmi il prezzo. Massimi sarebbe 24.123. Okay. Allora, 24.123. Per evitare, come hai detto, che sfugga di mano gli ultimi minuti della chiusura. Poi se è, lo elimino subito. Dimmi tu quello che mi dici, io faccio. Sì, sì. Io per ora ho messo solo quello, poi se è, ti aggiorno. Ora JP Card sta rigettando il livello. Potremmo creare un fake out, stiamo a vedere. Con cool buy stop al di sopra di questi massimi qui è sempre valido, perché nel caso in cui flippasse violentemente, diciamo, tra virgolette, alla chiusura non sarebbe male. Questo M5 ha chiuso senza down wick, fantastico. Questa ha creato la down wick sul livello, potrebbe creare supporto e l'ultimo M5 pushare. It could be like that. Invece GJ mi piace sempre la visione bearish che avevamo all'inizio, che abbiamo fatto nella one-to-one con Gabriele. Sessione a pagamento di quello. Eravate solo voi all'inizio. Per forza. Per forza. Sa già tutto di questa chart, Gabriele. Già tutti i segreti. Oh.
Volevo acquistare il GDK da mercato dopo quell'M1 lì, stavo guardando, però non mi ha convinto più di troppo. Perché voglio, ecco, appunto, vedere un retest. Il Malessin intanto che è ancora rispettato qui. Ok, adesso formiamo nuovamente poi un supporto prima nell'apertura. A parte che questa qui è capace di andare bullish. Vediamo. Sì. Eh no, ok, chiude bearish. Se venisse giù a creare un altro supporto potrei entrare a mercato anche. US 30 si è messo a spingere questi ultimi 2 minuti. Oh no, è vicino al buy stop. Adesso sì. Vado a cambiare tanto perché non la tengo sott'occhio di là. Vicino, vicino. Buongiorno Christian. Eccolo, fillato. Un pochettino. Un punto. Yes. Yes, da poco. Vediamo se riesce a dare un po' più di range, almeno posso anche riuscire a mettermi a break even abbastanza safe, che non vorrei mettermi per poi farmi chiudere subito. Mancano 4 minuti alla chiusura, almeno da resistere fino alla chiusura. Beato te che puoi fumare davanti al computer. Sì, però devo
compenso devo tenere la finestra aperta, quindi d'inverno spesso non è così conveniente. Vabbè, mi sembra anche giusto quello. No, fai la cappa, muori, cazzo. Io ho preso questo piccolo ingresso su GVPCAD. Voglio vedere se pusha l'apertura. Quella chiusura lì M1 non mi piace. Non mi piace molto. Sono contento che almeno con questa pushata H1 abbia dato un po' di range per la prossima candela, magari per effettuare un weak fill, se non una continuazione. Adesso vado a vederlo. Solo sì, diciamo. Vedendo un attimo GVPCAD. Se questo M1 va giù bearish o meno. E così pare, così pare. Chiude al di sotto, vediamo. H1 è bearish, questa adesso push. Io sono uscito break even adesso. Non mi piace, le M15 bearish. Ho fatto l'ingresso. Qui. Da questo M1. Adesso quella chiude di nuovo al di sopra e mi fa incazzare, brutta troia di merda. Qui cosa è successo? Su US 30, in apertura è venuto giù, infatti una posizione l'ho chiusa in stop, l'altra che avevo preso un po' più vicino l'ho aperta. L'altra che avevo vicino l'ho aperta, cosa vuol dire? Che quando ha iniziato ha dato il colpo di pushata poco prima di prendermi il buy stop, a metà sull'entrata ne ho fatta un'altra manuale. E quella lì, dato che è più vicina al punto dove ancora è lo stop, esatto. Okay. Allora yes, aspetto ancora a scrivere. Sì. Ho solo staccato il buy stop, che era quello più. Mamma mia, mannaggia te, GVPCAD. Fuck. Andrà adesso, questo infame. Andrà così, diretto. By stop, sempre qua sopra. Bisogna stare molto attenti con questi buy stop, non appena va un po' in profit, subito da muovere a break even. Cioè, prima, ovviamente, non subito, dopo mezzo secondo. Due punti. Allora, dov'è? Ok, buy stop attivato, abbiamo un po' di push, ce l'abbiamo avuta,
tre punti, andiamo in B1, vediamo un po' se possiamo già metterci a break even. Ma io direi di sì, se questo M1 mi torna sullo spike, chiudo break even. Ho paura che mi stop, perché questo sta dando un po' troppo tempo alla gente. Ok. Allora, vedi, M1 ha chiuso bearish, questo qua torna giù. Magari torna lì per fare supporto e poi la continuazione, proprio su quel livello lì. Potrebbe essere, se vediamo per il momento. Inizia a fare range in formazione di struttura bullish. Boh. Adios. Già se non mi chiudevo, se non chiudevo, perché non me l'ha chiuso, l'ho chiuso io. Il trade prima, questa pushata qui, beh, non è granché, sono 7 pips. Però stiamo safe, aspettiamo. Questo range a sinistra verrà fillato, cioè quasi, quasi sicuramente. Abbiamo quelle week di cui parlavo che davano un po' fastidio, tutte queste week in questa zona qui, che non so il prezzo come potrebbe reagire, la candela pulita ce l'abbiamo, però abbiamo anche un sacco di week. Bene, almeno hai la decenza di andare nell'altra parte, nell'altro verso adesso. Avessimo un fake out sarebbe un ottimo setup, ma io andrei a ricontrollare il GJ perché mi piaceva, eccolo lì, mi piaceva quella visione bearish di GJ. Ah, ok, abbiamo avuto l'M5, l'M15 bearish, cioè che ha rigettato il livello e ha chiuso bearish, e qui adesso abbiamo un M15 che potrebbe rompere i minimi. L'H1 ha chiuso totalmente flat. La GJ mi piace, oggi potrebbe anche rompere 133 e continuare a ribasso. Stiamo a vedere. GVP CAD finalmente ha qualcosa di utile nella sua vita. Chiudo break even e continuo effettivamente dall'altra parte, meno male. Adesso puoi formare supporto, è brutto infame. Lo puoi fare ora. Formasse un supporto bullish ora sarebbe un... No, sarebbe niente, perché questa roba qua sta andando totalmente bearish. Mamma mia, che inversione. Questa è l'importanza, dicevo prima, di mettere il buy stop ben attivato, subito col dito sullo stop loss, pronti a portarlo a break even, perché... Se poi il buy stop tu compri qua e non ti tuteli e non passi a break even, quando il prezzo va qua cosa fai? Inizi a pregare che torni su. Non è, diciamo, sempre così che va. Comunque teniamo sott'occhio che se abbiamo delle chiusure al di sopra, magari entriamo. Entriamo a mercato. Buondì. GJ ha dato il movimento di cui parlavamo e lo sta dando già un po' troppo, sinceramente, per i miei gusti, però vediamo. Spero di non aver perso GJ, ma mi sa proprio di sì, caspita. Gabriele, te la ricordi la candela che abbiamo disegnato prima? Io sono entrato in sell stop sotto i minimi precedenti. Questi qui, poi è risalita, mi ha preso lo stop per lo spread e adesso sta andando. Ma l'ho pensato anch'io di mettere un buy stop. Non mi piace il fatto, cioè non mi è piaciuto il fatto che non c'era tanto range tra queste spike e il weak fill. E ovviamente se andassi fino a supporto non ci sarebbe problema, perché 10 punti te li fai, però tra quello e il weak fill c'è troppo poco range di 3-4 punti e il massimo della candela sta a 7 punti più in alto, 6 e mezzo.
quindi non mi attirava troppo il buy stop. Però la mia idea la sai da prima. Se questo M30 qui avesse chiuso con un po' di body bearish, si poteva già entrare sulla candela, solo che ha chiuso troppo flat. GBP CAD sta ritornando ad approcciare il suo livello che ha fatto prima. M5 chiude tra un minuto. Vediamo come chiude. Si chiude al di sopra, al di sotto di questo livello che abbiamo. GG inizia un po' di pullback. Volevo chiederti sull'M1 di GG, su quel livello ti ha dato qualche conferma? Quello lì, ecco, quello che ha rotto. Ma quello... sicuramente, se si è mossa bearish, sicuramente qualcosa dell'M1 c'è, per forza. Cioè, le candele M1 fanno tutto il grafico. È anche troppo pulita, perché alla fine vedi che quella candelina lì piccola, uno non la considera né retest né rottura. Questa dici? Sì, esatto. E poi l'altra. Ma quello non era più, cioè non era tanto un range per shortare. Mi sarebbe piaciuto shortare dalla resistenza. Prima stavano dicendo che questo supporto qui, nel caso in cui avessimo creato una resistenza in questa zona qui, questo supporto qui non avrebbe dato troppi problemi. Era più quella la funzione. Poi appunto andando verso l'apertura con la liquidità, se avessimo fatto nel nostro downtrend una bella resistenza qui sotto 133-200, non avrebbe dato troppi problemi. Il problema è che abbiamo chiuso un po' così, abbiamo chiuso flat a M30, quindi nessun ingresso. Questo M15 non era male, però i minimi li aveva rispettati, di quella prima non li aveva infranti. Si poteva mettere un sell stop dal primo minimo magari dell'M15, però vendere dopo è un treno perso, secondo me. Allora, sto vedendo GBP CAD, che lo tengo sempre sott'occhio, che ha aperto la nuova M5. Sta creando un po' di resistenza del M1, vediamo se reagiamo di nuovo a questo livello qui. O meno. US30 che combina, sta andando niente, di nuovo bullish. Sto tornato a flippare un po' la candela bullish ad H1, ma... È un po' al momento in range. Vuoi che metto uno stop loss, qualcosa, dove ce l'hai? L'hai tenuto fino qua, scusa. Strano per te, no? Aspetta. Cioè che poi sono pochi punti. Tenuto, perché io la seconda posizione lo stop ce l'ho... Esatto, ce l'ho sotto ai... Aspetta, ti dico esattamente il prezzo. 24.071,70. Più o meno ce l'ho lì. Però lo sto continuando a spostare. Adesso appena mi va a superare i massimi. Era solo così, lo metto qui. Yep. Zero. Sì, ok, più o meno. All'incirca. Siamo lì. La posizione però ce l'ho un po' più sotto, perché sai che il buy stop l'avevo tolto. Qui. Posizione ce l'ho a 24 e aspetta, te lo dico subito che faccio sempre 24 110. Perfetto. 109, vabbè, ci capiamo. Sì. Togliamo questa riga del buy stop di prima. Vediamo se riesce a fare weak fill. Anche GBP CAD, che se questo M1 chiudesse al di sopra di tutte queste M1 qui, sarebbe una bella cosa. Sarebbe proprio una bella cosa. Però M15 sta per chiudere, mancano 3 minuti. La direzione che ha preso è bearish. Vediamo se la inverte o se prosegue. Tanto questo M1 qua chiude effettivamente bullish, però è rimasta lì. GJ non si è mosso più di tanto. Iniziato a consolidarsi un pelino.
tenere sotto occhio GG, avvenisse qualche pullback un po' forte, potrebbe approfittare per mettersi in short. Però appunto deve avvenire. Qui abbiamo chiuso bullish, ma non sopra livello. Sembra 15 stesse bullish, anche se non sembra dell'idea. Poteva puntare al weak film. Stiamo a vedere. Hai visto poi ieri sera come ha rispettato quel livello lì che avevamo visto in Asian 3 volte? Cosa? Quello che ti ho mandato poi in chat, Ma su S30? a setup concluso. Se ne prendo questa domanda. Vai a break even. Tra poco, appena aspetto che superi i massimi. Perché, ecco, volevo dirti, io il TP generale ce l'ho esattamente dove hai messo. Sarebbe la resistenza dell'H1, che vediamo sulla sinistra. Compris, j'ai compris. Ok, massimi superati. Mi metto a break even. Mi chiudo un pezzetto. Modificarla. Ne chiudo un pezzetto. Un toc. Un tocchettino. Allora. Break even. Quanti punti sono? Aspetta che te lo dico subito. Pardon, arrivo. Vai, tanto, guarda, sono 34 micro, Sì, 40 forse. esattamente. 37, da dove sono entrato, mi sembra. Peccato che ho staccato quel buy stop prima, e quest'ora Beh, poteva comunque ha essere. dato un bel rinculo. Sì, certo, però dico a quest'ora averlo, diciamo, potuto tenere poteva essere una di quelle che andava chiusa a break even e il resto poteva continuare un po' più sostanziale. Quello sì. Ah, cavolo, mi sono perso GJ. Mi sono perso GJ, farmi il retest. No, è andato a farmelo. Cazzo. C'è proprio andato con l'M15 nuovo. Perché se uno entrava qui, cosa poteva fare? Avere uno stop di 4 punti. That's the fact. Quello è importante. Mettere magari un sell stop sotto i minimi della candela per provare a prendere il flip per arrivare fino al TP.
Non mi piace tanto, ho chiuso un po' troppo vicino a quella zona lì, non lo so. E poi se metto il flip qua, cioè il sell stop sul flip, ha già dato, non c'è tanto range, prima cosa, perché ci sono 5-6 punti solo, capito? Proprio di primo range, alla fine ci sono 5 punti, poi può andare bene sfondare, darne 10-12, ci mancherebbe. Però il primo range, se pusha, 5 punti. E lo stop loss dovrebbe essere sotto i massimi di quella informazione, che sono già 7, quindi non mi piace un sell stop lì. Ovviamente può andare, uno può chiudere pochi punti, ci mancherebbe. Mi piacerebbe JP Card, due cose: uno, se avessimo altre chiusure al di sopra di 74.600, e un'altra cosa sarebbe venderlo. Venderlo, cambiare il bias così. Ma perché? Perché abbiamo questo M15 che avrà intrappolato un sacco di compratori, tra cui, se non stavamo attenti, anche noi. Poi ha rotto anche i minimi e ha chiuso. Adesso sul mio MetaTrader ha chiuso leggermente con un body un po' più grande di così. Ok. Con un body sì, effettivamente un po' più grande di così. Qua è un po' flat. Però, dicevo, l'H1 precedente era bearish alla resistenza. Questa qui ha intrappolato un sacco di venditori. Dopo averlo fatto potrebbe continuare bearish, dare il weak fill e magari anche di più. Tutto è possibile. Ha aperto la nuova M5. Questa qui era abbastanza flat. Andiamo a vedere JJ. JJ è di nuovo lì. Sta rigettando, cioè sta creando questa wick. Magari JJ, se chiudesse M30 bearish, potrebbe dare un bel weak fill con un ingresso un po' più in alto, uno stop un po' più piccolo. Boh. No, l'US30 si è collassato su questo livello. Sì, esattamente. Infatti ho chiuso ancora un'altra bella parte, proprio giusto una piccola porzione a Cosa sta break-even. muovendo? Laterale proprio, immobile? Ah, beh, no. Un po' di su e giù, però era sempre lì. Yes. Qui ha dato M1. Sta andando adesso l'US30 e io. Yes, ha rotto di nuovo i massimi. E io ho preso il mio piccolo ingresso su JP Card adesso. Quando questo M5 qui ha creato la sua weak bullish. Adesso qualche punto, un punto, due punti più in alto, anticipando la continuazione bearish e il non break di questo range. Vediamo un po', il mio rischio non è elevato perché l'ho messo al di sopra adesso di questo M5 qui. E vediamo se prosegue, se ci dà possibilità di ingressi o meno, cioè di ingressi di continuazione. Quindi il bias è quello che dicevo prima, poco fa.
che abbiamo la chiusura della candela da K1, abbiamo questa chiusura da K1 sulla resistenza bearish, abbiamo rotto questi minimi della candela precedente, poi abbiamo rotto questi massimi. Se andiamo a time frame più basso, vediamo cosa. Vediamo che abbiamo rotto questi massimi, poi abbiamo chiuso bearish, abbiamo stoppato ancora un sacco di compratori con questa wick e poi abbiamo chiuso abbastanza flat, però bearish, rompendo anche i minimi della candela precedente. Adesso questa M15 qui, abbiamo preso un ingresso con un time frame M5. Se adesso ho già rotto i minimi di questo M15. Se riesce a rompere questo supporto qui, dovrebbe proseguire fino a questo livello qui e dare 10-12 punti di push. Il nostro ingresso è lì, lo stop loss è di 3 punti all'incirca con 12 di take profit. E se ritraccia, ok, valutiamo se uscire a break even o meno, vediamo come si forma a time frame più basso. Se prendo la gomma e non quello che cancella tutto, se no tiro via il quadratino come al solito. Io comunque ho staccato anche l'ultimo parziale. Ok. Ho staccato tutto. Boh, allora chiudo, adesso scrivo US30. Fatto il weak fill e va bene così. Allora, US30. Dimmi cosa devo scrivere. Quale scriviamo? Scriviamoli entrambi, quello di prima quanti punti hai chiuso negativo? Quello di prima ho chiuso esattamente 27 punti nel micro pip Quindi negativo. meno 27 micro. Quest'ultimo movimento, dato che poi con quella posizione che avevo chiuso in loss sono rientrato, quindi l'ho Sì, riaperta, quanto? sono 40 esatto, di prima. sarebbero due da 38 e mezzo, però. Una pushata di 40 punti, cioè 4, 3, 3,84 Yes, di meno 22 fatta più 40. Ah, ma su ho due sbagliato. posizioni, così la prima tappava le perdite di quella di prima e la seconda ha mandato out. Allora, ok. Sì, diciamo che il primo weak fill ad H1 andava già bene. GBP cade, tu mi piaci, GBP cade. Stamattina non fa l'infame, perfetto. Però l'ho già fatto prima, Lo l'ho già fatto prima, però. spike la ste Crazy man, prendo parziali, prendo parziali. isteria. You crazy man. You did it, very good. 9 punti sul primo parziale, adesso c'è ancora il secondo, muovo subito a break even. Questo può sfondare e continuare tutto dall'altra parte. Mamma mia, che bella pushata. Mamma mia, ragazzuoli. TP c'entra. What a Volevo great trade this was. dirti, se riesci, prova a lasciare un runner a correre. Sì, Secondo me qualcosina. anche lì viene fin sotto a fillare l'altro spike che c'è sulla sinistra. Qualcosina lo lascio, certo. Quindi ricapitoliamo l'ingresso del trade. Abbiamo già spiegato il nostro ungarico, ma diciamolo ancora una volta. Abbiamo questo break, abbiamo rottura di tutti i massimi precedenti con questa wick qui che ha intrappolato sicuramente tanti venditori. Poi abbiamo la rejection forte, la rottura dei minimi della M15 precedente. E ricordiamo che l'H1 aveva chiuso bearish sulla resistenza. Mamma mia, se sta viaggiando. Ok, abbiamo la nuova M15, abbiamo preso l'ingresso sull'M5 con 2 punti, no, 3 punti di stop loss e 12 di take profit, che adesso è stato raggiunto del tutto. Abbiamo raggiunto questo livello qui, se brechiamo questo livello qui, il nostro target diventa questo qui. E abbiamo un'altra quindicina, ventina di punti. Però la nostra prima pushata l'abbiamo. Mamma mia, come sta andando? Raga, io Però sto l'avevo dentro su GJ, ho pushata preso il top primo anche parziale a GG. 8 punti. Ha mosso meno, vabbè, sì, è vero, muove sempre meno. Very good, very good. Boh, abbiamo infranto tutti i minimi, break even che corre, siamo alla grande. Siamo già safe, siamo già con le chiappe al caldo, Siamo quindi. in bolla, 13 pips su GBP CAD. Bravo Gabriele, alla fine sei rientrato. Ah, ok,
questo M5 qua che stavamo dicendo anche prima, io ero preoccupato che avesse già dato il retest, cioè avesse già dato l'inversione, però ho visto che poi ha dato qualche altra occasione, mi sembra. Ah, nel frattempo GVPK, ragazzi, è andato nel range, Ha fatto plonf. Bon, crazy. Siamo nell'altro range. Andiamo a vederlo ad H1, vediamo che semplicemente chiusura bearish, weak fill e continuazione oltre il supporto con la liquidità della preapertura di Londra. Secondo me è, cioè questo è uno dei trade più belli presi in questi giorni sugli stream. Perché qui molta più gente stava comprando che vendendo. Infatti anche il nostro bias era bullish, lo abbiamo detto, però abbiamo detto di stare molto attenti, uscire a break even sul buy stop. E siamo stati ripagati, la pazienza paga. Boh, io ho chiuso tutto adesso, perché sono una pussy, ho chiuso tutto perché siamo su questo livello qui. Potremmo avere un po' di difficoltà, quindi. Comunque quindi GJ, che vedevo prima, la cosa che dicevo del self-talk sul flippaggio della candela non erano così sbagliate. No, ma è quello che, cioè, io lo sai, noi siamo trader e dobbiamo valutare rischio e opportunità. Entrando al mercato qui avevo 3 punti di stop loss e 12 di take profit. Entrando in sell stop qua ne avevo 5 di take profit, 7 di stop loss, mi sembra. Un trade di quelli che ci conviene prendere. Poi che potesse funzionare, lo abbiamo anche detto. Secondo me era più fattibile, appunto, come dicevo, che me l'ero perso perché era già effettivamente andato. Una volta che questo M15 ha rotto tutti questi minimi precedenti, quella nuova apre, crea la week, se tu entri a mercato in modo un po' aggressivo, la tua entrata aggressiva ti permette di avere una risk reward molto più alta e probabilmente ne vale la pena, perché così hai 10 punti alla fondo del range e tuoi 3, 4, 5 di stop loss. Comunque era un ottimo trade. Gabriele, tu alla fine sei entrato su questo retest qui che ne parlavamo prima, o sei poi entrato, non so, in altri modi, metodi, fantasie? Comunque Dino, secondo me qui abbiamo avuto un picco dei volumi. Volevo dirti che il mio indicatore mi ha segnato un picco dei volumi e quindi ho venduto. Non c'è più. Non c'è più. Cazzo. Peccato. Come qua abbiamo chiuso al di sotto, dovremmo ritestare questo livello qui, proseguire bearish. Vabbè, nel frattempo tolgo la posizione. Per sportività ho detto che ho chiuso tutto e tutto ho chiuso. Però se qualcuno avesse qualche runner potrebbe assolutamente venire giù. Quello che guardavo è che se da H4 questa candela non fosse solo un retest, ma se più che un retest fosse una candela che lo mette in quel posto a tutti i trader, se questa H4 chiudesse bearish rompendo questi minimi qui, avremmo un retest del livello e saremmo nel prossimo range che va basically da qui a qui, ok? C'è un weak fill in mezzo, un supporto in mezzo da tenere in considerazione, però saremmo all'interno di questo range qui che ha 30 punti di primo range e 35 di secondo range, non sarebbe affatto male. Comunque abbiamo vinto ancora oggi, incredibile. Yep. We won again. We smash it. Quindi GP CAD by stop break even, neanche un punto di drawdown. Va bene così. E invece GBP CAD sell 13 pips. Ci sta tutto? Speriamo di sì. Okay. Ma volevo mettere un divisore nel testo qui, non so. Beh, buonanotte. Ah, ok, va giusto. Ma perché sei via? Ok. No, non mi piace come l'ho scritto. Allora, erano US30, intanto non ho scritto neanche se erano buy o sell. Ed erano buy. Ah. Ok. Allora,
Quanto era grande la prima posizione che ti si è stoppata? Sono fatti tuoi. Rispetto alla posizione completa, tipo 20%, 30%, 80% all'incirca. Rispetto a quella che ho completato dopo, fai tipo un 25% più o meno. Allora, eh. Allora scriviamo così. US30 buys, il 25% delle buys hanno preso meno 2.5. Preferisci che scrivo pips o micro pips? Ma fai anche micro pips, va bene, almeno così si capisce, si fa la differenza, dato che è un indice. Meno 25, 25% meno 25, madonna. Facciamo meno 26, va. Suona un po' troppo male. Ma no, se no infatti non si capisce, cioè sembra messo apposta. Però. 20... Sembra tutto un gomblotto. Meno 26 micro pips e l'altra è più 40, giusto? Mm-hmm. Più 40 micro. Scriviamo solo micro, microonde. E le seconde posizioni, come ho detto, quando il prezzo ha continuato a formare la struttura, sono rientrato così con una, ho tappato il primo stop e con l'altra sono andato profit. Okay, perché altrimenti sarebbe bene, quindi... più poco. Ma praticamente fa tutto schifo, quindi adesso cancello tutto il quadrato e lo rifaccio perché è troppo piccolo e quindi non riesco a scrivere come voglio. Ah, però no, lo posso già semplicemente allargare, ok. Non so se è il posto giusto in basso a destra, devo ancora decidermi sinceramente. E anche in alto a sinistra, però poi è troppo copiato. In alto a destra. In alto a destra non sarebbe neanche male. Magari qui... A me darebbe fastidio, non so. Hai ragione, è troppo in mezzo al cazzo. Mettiamo qui che così si vede ancora l'ora sul grafico. Voglio lasciare così almeno grande, si legge tutto, c'è spazio per tutto. Allora, GP cut by stop BE sell 13 pips e adesso riscriviamo tutto l'US30 bene. US30 buy, no, non stop, buy, buys, 25% meno 26 micro, e 75% più 40 micro. Questo meno non si vede granché, ma l'importante è che ci sia. Ti gusta così, va bene? Sì. Magari se lo scrivo bianco così, guarda. Così distinguiamo GBP card dall'indice, secondo me è molto più ordinato. Don't you think so? Sì. Ok. No. Allora, vedo che GBPK sta ritracciando, mi fa sempre abbastanza piacere. Non è che abbia ritracciato granché, però comunque. Ma perché l'ingresso è stato crazy. È difficile che vada a ritracciare fino a là. Se va a ritracciare fino a là, va bullish. Fammi vedere il L1 sull'inversione là sopra, voglio vedere. L'ha data bene perché l'ho proprio guardato. L'ha data bene M5, ha dato ritest M5. Dopo già quella chiusura fake out della candela bearish che respinge il livello e chiude sotto tutti i minimi lì. Ti faccio vedere. Credo che quando questo M5 qui ha creato la weak bullish, sono entrato con 3 punti di stop loss. Qui, ingresso. Vedi, perché questo M5 era bearish, questa ha rotto i minimi di quelle prima, era un fake out bullish, l'H1 precedente. Vabbè, ma l'ho già fatto il breakdown, mi avrò cagato il cazzo abbastanza. Se qualcuno ha chart da mandare, robe varie, mandi pure. Andre mi ha scritto che tra poco entra. Ci sta, mi manca Andre, un po' che non lo sento. Oggi abbiamo munto prima dell'apertura di Londra. Oggi abbiamo munto molto presto. Early birds catch the worm, come dice Raja. Rachele.
Rachele. Rachele. Sono bello, bello gasato per sto trailer su JPK, proprio di quelli cazzuti che mi piace, tipo i self stop sotto le candele bullish, quelli che dici what, poi vanno a take profit subito. Trading basics, out soon. Out soon. Adesso mi devo mettere a dirlo durante gli highlights. Ah, visto che sono le 38, siamo a metà tra un M15 e un H1. Vado a farmi una sigarettina e torno. Yes. Vi lascio US30. Anche US30 vedo che è tornato al tuo punto d'ingresso, quindi sì. No regrets, meglio così. Esatto. E vi consiglierei di non fare un cazzo, sinceramente, per il momento. Non mi piace l'inversione di JP CAD, perché alla fine è in mezzo a questo livello qui, come era GJ, anche se GJ non so che fine abbia fatto, però appunto siamo su livelli di supporto, possiamo tranquillamente breccare, però abbiamo tutta la strada del mondo qui, per carità. E comunque Gabri, sono contento che hai preso GJ, che l'hai tenuto sott'occhio. Buttiamo giù e ritagliamo anche la parte dell'analisi iniziale su GJ. La cosa fondamentale di cui abbiamo parlato all'inizio, poi vi lascio in pace e me ne vado, era che, adesso non ve lo disegno più a grandi linee, ma lo disegno solo così, questo punto qua è punto di massimo, punto di... Mannaggia, non sono con zoom, ok. Abbiamo questo punto di minimo qui e poi questo qui è un massimo più basso, ok? Quindi potremmo aver cambiato trend e infrangere, dicevo prima, questo livello qui per andare a creare un nuovo minimo in questa zona qui e fare una struttura di mercato piuttosto semplice. Quindi lower high e lower low. E lo abbiamo detto quando eravamo qui, infatti stavamo pensando di prendere uno short lì, poi l'M30 non ci ha chiuso bene, ci ha chiuso bene solo l'M15, ma sarebbe stato un ingresso molto molto aggressivo. E sono contento che hai preso il ritest in questa zona e ti sei preso i tuoi punti. Molto bene. Boh, vi lascio in pace e torno dopo. Facciamo l'US30 un minuto, almeno c'è qualcosa che si muove. Comunque ragazzi, se qualcuno vuole mandare una chart in chat, la guardiamo assieme, tanto siamo qua.
L'oro non è male. Ti mando la chart che ho, Christian, perché alle 8:30 così mi si sarebbe validato un ottimo break di test sul livello di 1696, che ovviamente si poteva prendere, ma ero concentrato su US 30, quindi non l'ho guardato. Te la mando così mi dici anche cosa ne pensi. Ok, top. Anche tu ce l'hai lì proprio il livello, a 96? Ottimo. Te l'ho mandata in chat, così se la... Io sono ancora dentro su GJ in caso voglia rompere il supporto a 133. Sei ancora dentro? Ottimo. Ecco l'ultimo parziale. Ottimo, ottimo. Comunque, Christian, se hai aperto la chart, vedi tipo sulla destra che c'è il grafico ad H1, si è effettuato break di test della trendline per venire giù fino a livello chiave, e adesso sul livello chiave sta formando inversione, e infatti su un minuto mi ha dato il break di test e ha mosso tipo una cosa come 40 punti, non è male, non è per niente male, solo che ormai il setup è andato. Hai una chart, Christian? Così volevo giusto guardare come avevi mappato il grafico. Peccato, il gold ogni volta che non lo guardo mi effettui il setup, c'ha un punto di spread, quando invece lo guardo che lo voglio prendere ne ha 8. Io ah, ok, ce l'hai proprio perfetto anche tu dove ce l'ho io. Ottimo, sì. Esatto, sarebbe stato prendere quel break retest quando il prezzo l'ha rotto, ci è ritornato sopra e ha dato la formazione di quello spike. Esattamente quello. Il problema del livello dove ci troviamo adesso, hai ragione, non è nulla di che, potrebbe essere tranquillamente. I'm back. E il setup da prendere era quando è stato sfondato, quando aveva il momentum a rialzo e ovviamente con i parziali break even a provare a fare. Devo solo far vedere GBPCAD che sta continuando, scusa se ti interrompo drastico, ma l'M30 ha fatto retest e sta proseguendo bearish.
Questo è l'ingresso di sell stop sotto le candele bullish di cui parlavo. Questo qui sarebbe un classico esempio, perché il trend è bearish, la candela ha chiuso bullish, ma ha chiuso al di sotto di questo livello, ok? Non ha chiuso al di sopra di queste candele, ma al di sotto. Quindi quando c'è la rottura di questo minimo qui, è probabile che andremo a fillare tutto questo range. Niente, niente di più. Questo sarebbe stato un possibile secondo ingresso che mi sarebbe piaciuto prendere, avessi mancato drasticamente il primo. Con l'M30 che appunto fa retest, dovrebbe proseguire fino a qui almeno. Bella. Bella a tutti. Ah, c'è anche Conte. Bella a tutti. Ah, Conte? Sì, vabbè, raga. Oh, com'è? Conte, come stai? Sto bene, si cerca di sopravvivere a sta quarantena. Veramente. Otto. Sono tornato, merde. Anche Andre è arrivato. Tutti, tutti. Good. Come stai, Andre? Tu, tutto bene? Bah, più o meno, dai. Sei qualcosa che non va? Sì, ma in generale non nel trading. Ah, mi spiace, mi spiace. Diceva Zome che torni in Italia, forse. O non so se mi diceva di te, ma qualcuno doveva tornare in Italia. Conte, hai fatto qualcosa stamattina? No, io iniziavo adesso. Voi avete già fatto qualcosa? Yes. Abbiamo già fatto tutto, praticamente. Vendite su GCAD, sì. Acquisti su US 30. Le vendite su GCAD le abbiamo prese in un modo crazy. Crazy, man. Io... Questo qui era il trade su GBP CAD, questo qui. Un momento, non vedo più lo schermo. Fare la foto da flexare. Ponte col suo euro dollaro marcio, madonna, l'ercio si sta muovendo. Quanto ha mosso? 3.7 pips. Non farmi parlare, sì, so. Questo qua muove 3 pips per volta, sembra che muova le autostrade. Stavo parlando prima con Christian che mentre alle 8:20 così è avvenuto un ottimo break retest sul gold e c'era spread a un punto e mezzo, ha tirato 40 punti. Ma sai che lo guardavo perché ieri Rachele ieri ha tradato il gold. Sì? Sì, ha fatto anche un... Non ho presente il trade, però ho presente il profit, ha fatto un bel trade. Ho preso 13-14 punti all'apertura di New York in sell sul gold. Andiamo a vedercelo, magari troviamo qualcosa. Io sto valutando. Questo sembra che muova le autostrade. Non parlate solo insieme, ragazzuoli. Chi era che stava cercando di dire qualcosa? No, io ho detto solamente che sto un attimo cercando qualcosa di qualche opportunità. Sono messo. Su che coppia? Sempre euro dollaro, sì. No, in realtà GJ. Ah, ok. In realtà GJ sta spingendo abbastanza. Sì, vedo. Alla fine questa M15 ha flippato bearish. Ha flippato bearish anche lei sul supporto, non l'ha infranto a livello. Il livello importante che abbiamo è questo qua di 133, che adesso avevo segnato prima un po' più in basso, poi l'ho tirato su per il time frame più basso, questa week, queste robe qua. Però il livello che... mi piacerebbe vedere rotto adesso per continuare bearish nel prossimo range, appunto 133. 130. Io anche ho livello esattamente lì, pensato qua. Si può mettere un po' più in basso questa zona qui e poi abbiamo il range soprastante, diciamo da qui all'incirca. 133,50, c'è questo range di 5 punti dove possiamo magari consolidarci un po', vediamo. Comunque abbiamo preso anche, cioè non io, però l'ha preso Gabriele, che ne abbiamo parlato, vendite su GJ, da qui sostanzialmente, col sell stop o a mercato. Secondo che non fa più vedere il tuo... Ok, li vedo di nuovo. Io esatto, alla fine ho i livelli, alla fine lo stesso... Siete allo stesso modo. Vorrei prendere qualche posizione short. Se... vediamo, potrebbe anche magari, adesso mancano solo 7 minuti d'apertura, dare anche qualche pullback violento verso l'alto all'apertura.
e l'H4 deve essere scivolata nel supporto. Siamo in questo livello qui dove dicevo prima che appunto mi piacerebbe vedere infranto 133, perché al di sopra di 133 abbiamo 1, 2, 3, 4 rejection ad H4 più questa resistenza, quindi questo 133 è abbastanza tosto da breccare. Una volta breccato abbiamo primo target 132-800, secondo target range. Però appunto potremmo fare... Oh, ma chi è che devo mutare qua che fa casino? Che finiremo? No. Boh, si è già mutato. Però facessimo un bel supporto bullish, qui potremmo dare un bel pullback ad H4, rigettare questa zona e intrappolare tutti quelli che pensavano che questo range venisse sfondato. E vedere un po'. Comunque i nostri livelli rimangono quelli. Ne aggiungerei semplicemente uno qui un po' più in basso, perché se poi andassimo a chiudere di nuovo al di sopra di diciamo 133-200 rimane balordo, però questo livello qui 150 mi sembra già un livello onesto. Queste piccole zone qui le possiamo togliere e abbiamo tutti i nostri livelli belli segnati. Finché siamo sui nostri livelli non c'è granché. Ripeto, questo range qui non è da tradare, per quanto mi riguarda sono troppi pochi punti. Questo qui potrebbe dare qualcosa, ma bisogna aspettare la chiusura, vedere. Adesso abbiamo la nuova M5 che starà creando una weak bearish in modo piuttosto violento, perché ne sono i soli primi 20 secondi, ha già rigettato bene, quindi è tosta, diciamo. Definiamola tosta. Vediamo. Adesso vado a vedere anche US 30. US 30 è lì sul livello di prima, 24.109, desse qualche impulso bullish. Ma lascio la parola a Zome, che è l'analista. No, beh, tanto al momento... Ma sì, chiudessimo invece l'M30. Non è riuscito neanche ad arrivare a resistenza. Dicevo, avessimo questa chiusura dell'M30 al di sotto di 24.100. Potremmo avere un retest in questa zona qui e poi la continuazione di nuovo fino a 24.060, 70, giù di lì. Esatto, io pensavo di prendere un retest sui livelli a 24.000, che ce l'ho anch'io, fino ad arrivare verso 23.300. Beh, 23.300 sì. È proprio il take profit ideale. Sì, 300, beh, diciamo che... Dove potrebbe, però mi sembra un po' troppo tirato. Sarebbe 24... Hai detto quanto? Un range che va da 23.800. Ok, questo sì, ho capito. Da 23.000. Questo range da H4 qui c'è. Penso che parli di questo livello qui. All'incirca. Sì, non è una cattiva idea, però è un trade da swinger, diciamo. Ecco, uno volesse provare un trade del genere, questo H4 ha rotto i minimi, ha chiuso, cioè ha rotto i minimi, è andato all'interno del range. Magari nel momento in cui questo H4 flippasse eventualmente, se succedesse, bearish con un sell stop al di sotto dei minimi, uno stop loss di 20 pips, che sono 200 micro, ma sono 20 pips, un take profit di 70 pips. Questo sarebbe un bel trade come risk reward e anche come cambio di trend, perché questi massimi qui non li abbiamo ancora infranti, il trend locale è bullish. Non è da mettere in dubbio, però il trend, quello big, very big, è un trend bearish, cioè se stiamo infrangendo, se rompiamo questo livello qui secondo me non lo rompiamo, però 24.400 sostanzialmente, avessimo delle chiusure al di sopra di questo livello qui, potremmo ritestare questo livello e poi andare a fare nuovi massimi. Beh, bisogna valutare adesso come... Però secondo me è probabile che appena uscirà qualche notizia, qualcosa sul lockdown prolungato in America, l'US30 darà di nuovo qualche bel giorno bearish. Io infatti vorrei riuscire a cacciare questa settimana le vendite da 24.000 e riuscire a portare in swing più
più che posso, ma su US Trend è veramente difficile. Ogni volta tanto ti viene sempre a prendere il break even. Vabbè, se uno mette il break even dopo 3 pips, è ovvio che lo prende sempre. Però se no, vuoi swingarlo, anche quando va di più, la scorsa settimana ce l'avevo come ieri pomeriggio è andato tipo a 25 pips. Quindi tipo 200. Ma qualcuno sul gruppo non scriveva che gli indici fanno trend, cheat. Gli indici fanno trend, invece il Forex è sempre in ranging, ma zio porco. Comunque tipo, ieri che ho provato a prendere queste cose, per dirti 200. Ho aperto uno strumento del diavolo. Cos'è sta cosa? Non lo so, non l'ho fatto apposta, volevo prendere la freccia. La beach fork. Era la beach, che cazzo è? Che cazzo serve quella roba? Non l'ho mai capito. È la beach fork. Comunque non è manco tanto male se la sai usare. La beach fork. La beach fork. Non è roba per voi, dai. Ma cos'è, tipo... Sembra un canale, vedi, ti dà il massimo... Sì, ma voglio capire fino a dove va sta roba, capito? Io... È all'infinito, tu lo devi sapere che va, lui va... Dove va sta roba? Fino alla fine. Cioè, ma fino a quando non è invalidata, raga. Ah boh, allora è valida per un bel po', mi sa. È valida fino al collasso dell'economia mondiale. Guarda US 30 a long. Ma che cazzo va sta roba? Non capisco. Lì. Cioè, ma come fai a disegnare su sta roba? Boh. Una lancetta. Una lancetta. Sì, esatto. Cazzo, siete ignoranti. Sono le 9:15. Segna. Cosa pensi di questa chart? Ma non so, 9:15 più o meno. Lo strumento del diavolo, cos'è questo? Che cazzo? La spada di Thor, che cazzo? Ah, veramente, no. Comunque, non è male questa visione su ribassista. Yes. Abbiamo questi livelli qui. È quello che penso io, dovesse rigettare gli ultimi massimi che sulla sinistra ha tirato. Il problema è riuscire a prendere quelle cavolo di vendite lì, perché sono belle su cose e stanno per arrivare. Il problema è, riesco a cacciarle senza farmi fregare? Difficile. Io mi sa che oggi andrò a shortare il buon vecchio euro-dollaro australiano. Mamma mia. Mi sa che il buon vecchio dollaro australiano. Ma sai che non deve essere una cattiva idea? Ho visto qualche analisi. Sì, io piglio sempre Non vedo che è arrivata una chart. Christian, te l'apro subito. Mentre ridevamo, beatamente è arrivata l'apertura di Londra. Quindi solo un attimino, Christian, te l'apro subito. Lo vedere, GJ ha chiuso al di sotto, ha chiuso all'interno di questo piccolo range qui. L'M30 ha poi chiuso bearish. GBP CAD sta invertendo clamorosamente, in questo minuto è andato giù, ha creato la wick. Qualcuno fosse entrato con quel sell stop nel momento in cui questa candela ha flippato bearish, quindi i tuoi 3-4 punti si va a break even, perché se torna su non ci piace. Chiude di nuovo all'interno di questo range qui, potremmo ritestare il supporto e fillare tutto il range. Andiamo a vedere ad H1, questo probabilmente è più un ritest ad H1 che altro. E cosa volevo dire? Allora, niente, la chart di Cristo. Un ritest sulla resistenza e poi andare a prendere appunto il movimento all'interno della canalina in questo momento, è la mia analisi, però non mi conviene, mi convince. Aspetta che validi qualcosa di migliore, che per il momento secondo me non c'è granché. Non ho nessuna opportunità. Allora, Cristian, esatto, ci manda... Non ho capito che abbiamo parlato. Cristian è un fan come me dei livelli chiave. Guardali, sono uguali sulla sinistra. Abbiamo gli stessi prezzi, alcuni. Dico, adesso non ho guardato tutti, però ottimo. Infatti appena li ho visti. Tac. Very good. Cosa volevo dire? Volevo dire, Cristian. Allora, vedo che hai scritto. Mi aspettavo che scendesse prima, in realtà. Allora. Non so. Allora. Quando mandate l'analisi, sarebbe carino mandarla con un eventuale punto di ingresso, eventuale punto di take profit ed eventuale stop loss, in modo che si possa, diciamo, valutare l'idea, ok? Perché questa qui è un outlook, diciamo, sulla chart. Io vedo che questi qua sono tutti i livelli importanti dove il prezzo ha reagito,
però non so cosa vuoi fare, se vuoi aspettare che qui magari crei il supporto per andare di nuovo a 24.180, o se magari preferisci che chiuda lì sotto di 24.095 e ti dia un retest. Ecco, io vedo la chart, ma non so che cosa vuoi farci, quindi dammi qualche info in più. Mi aspetta, sì, a grandi linee, perché di conferme safe, sì, non ci sono grandi conferme, sono... Rotture della trendline, formazione di resistenza sotto al livello sotto la trendline e via, si continua giù a vendere. È quello che però, stavo guardando anch'io. Però per il momento non mi piace come si sta formando. Questo M30 sta andando bella su, però ritesta M5, chiude tra un minuto e questo M5 sembra pushare bella forte, di nuovo al di sopra del range, potremmo ritestare questo range e poi dare la pushata. Anche se, come accade ogni tanto, all'apertura non è successo praticamente nulla su S30, non si è mosso granché, a volte si muove molto di più. Qui abbiamo la chiusura bearish al di sotto di questo livello qui, quindi probabile che continui bearish, però appunto finché abbiamo l'over time frame che chiude. Ah, ok, abbiamo un po' di rejection, mancano 30 secondi, vediamo dove chiude. Chiudo al di sotto, molto più confidente nel stare sul lato bearish, però stesse al di sopra, non mi piace. GJ sta creando supporto sul supporto, niente di anomalo, e GBP CAD sta andando al di sopra del livello di prima, e questo è crazy, questa è una push crazy, ce lo si poteva aspettare, ecco, che appena abbiamo la nostra conferma di chiusura al di sopra, dopo un movimento del genere, chiude al di sopra, ritesta a livello e filla tutto il range. Ne sono molto, molto, molto non convinto, ma diciamo che è una cosa molto probabile. Anche perché stavo guardando prima, quello che mi piaceva degli acquisti su GCAD erano i time frame più elevati, perché se andiamo a vedere daily, vi faccio vedere subito, abbiamo un weak fill da fare, che è la prima cosa che ho detto quando siamo arrivati sulle chart, c'era solo il buon Gabriele, già subito sull'attenti. Possiamo andare a fare la week daily, a fillare la week daily di ieri, e ad H4 stavamo flippando bullish, il nostro primo target era quello del buy stop sopra i massimi di questo livello qui, avevamo il target del trade precedente, sarebbe stato di 12 punti fino alla resistenza ad H4, ed è probabilmente il setup che potrebbe presentarsi adesso nel caso in cui questo M30 chiudesse al di sopra, retest, continuazione. Okay. Madonna, che colpo. Ma per curiosità, raga, che movimento avete preso stamattina su S30? Su S30 ti lascio il coso, Zome, se vuoi disegnare, boh, fai tu, ha fatto Zome. Fai vedere... Limit in frame, me lo metti... sì. Boh, come vuoi. Ah, Conti, se mi segui... Sì, così gli dico, Conti, se tu mi segui su H1... Se tu hai H1 aperto davanti, vedi che allora stamattina H1 ha dato quella candela bullish che per me ha rotto tipo un livello di supporto resistenza che c'era lì in mezzo, ha esattamente come prezzo 24.100, 0,90, comunque siamo su 100, comunque questa candela ha chiuso bullish al di sopra del livello, ho aspettato il retest sul livello, avevo dei buy stop che mi sono stati stoppati, cioè avevo un buy stop che mi è stato stoppato perché ha dato all'inizio il primo impulso, poi è tornato giù a fare il retest su quel livello che ti dicevo, lì l'ho chiuso, quando però ho visto che il livello ha tenuto, ha iniziato a dare una formazione di struttura bearish e a formare nuovi massimi, sono rientrato. Adesso ti mando anche la chart, se vuoi, in privato, ti faccio vedere il movimento preso. E ho portato fino al weak fill di questa candela H1 qui, che sarebbe l'unica bullish che vedi tu sull'H1. Sì, infatti, bullish con un po' di corpo, ovviamente, perché bullish se no ce ne sono. Quella. Yes, alla chiusura di quella ho preso il retest di quella successiva per fare il weak fill di quella precedente. Ok, capito. È un movimentino piccolino. Sì, è piccolino, ma è stato abbastanza breve, quindi sono entrato sui retest mentre si stava formando ai massimi, ho staccato praticamente il 90%. Allora. Molto buono. Lo sto mandando. Te lo mando su Telegram, così se te lo apri. Mandato.
Ok, quindi 1908. Sulla destra c'è il grafico d'H1 e vedi la candela bullish che fa breccia del livello con il retest, e poi lì sulla sinistra invece c'è la formazione M1 lì, e dove ho fatto l'entrata quando è tornato sopra quel livello, ha dato inversione bullish e via, sono entrato. Dato che mi aveva chiuso prima il buy stop, l'avevo chiuso in negativo, quando sono rientrato mordendo un attimino più forte, così con una posizione ho recuperato lo stop e con l'altra sono andato profit. Guarda GJ. Ok, DJ mi sa che ci lascia una buona entrata. Ti sta validando il setup? Sì. Cioè, mi ha validato la resistenza, adesso sembra andare long. Mamma mia, GCAD, che cavolo è quella roba lì? Luca, comunque sei mutato, se non te ne sei accorto, ok? Stavo discutendo con voi. Ah, ok. Stavo discutendo con Conte, mentre ero mutato. Stavo dicendo, Conte, non puoi entrare adesso, non puoi entrare adesso, perché abbiamo già fatto tutto il movimento, vedi, siamo arrivati qua, non puoi entrare in buy perché rischi che ti fa il pullback, infatti avevo messo questo per far vedere che poteva fare il pullback. E poi mi sono corretto e ho detto, cazzo Conte, ma è vero, tu stai parlando di GJ? Infatti ho cambiato su GJ e stavo dicendo, sì, GJ appena chiude bullish al di sopra di questo livello, probabilmente avremo ritest la continuazione. Però, appunto... No, ma infatti, no, l'entrata sarebbe, dovesse ancora... Cioè, dovessi proprio fare un'entrata, sarebbe, non sarebbe su questi livelli, ma sarebbe su 133.390. 103.390, quindi al di sopra di questo. Sì, livello. Per avere proprio una conferma bullish o... Però non è materiale da scalping, cioè diciamo non è... Ma ci sta e ci manca. Perché è tanto, cioè ad arrivare ci può arrivare anche abbastanza in fretta, però poi una volta che rompe 133, beh, praticamente 400, è molto probabile comunque inizi un po' di ranging, è difficile che da qui vada qui e poi qui in due mosse, diciamo. Se invece chiudesse la candela bullish al di sopra di questo livello qui, potrebbe essere visto come fake out del livello 133-150, potresti eventualmente entrare quando la candela dopo, nel caso in cui la candela dopo creasse una wick bearish con buy stop sul flip della candela bullish, avere il primo target qui 9-10 punti, secondo target tutto range 20 punti e lo stop sotto i minimi creati, che auspicabilmente sarebbe di 5-6 punti. E boh, niente di che. Ma mi sa che DJ oggi lo lascio perdere. State parlando della coppia più infame che esista. Ma va, te sei... mi sa che buon vecchio euro dollaro. Il buon vecchio euro dollaro. Se hai una chart o qualcosa su Eurodollaro, mandala pure, la apriamo. Sì. Comunque si è vista questa apertura di Londra. Londra, guarda che candelazzi. Che no, ma è troppo figo. Cioè, se non avesse creato questa wick, un buy stop qui non me lo toglieva nessuno. Anche dopo il trade preso, anche un buy stop piccolo, ovviamente, perché il trade lo abbiamo già preso, però questo, cioè, quello che avevo come probabilità, probabilità molto probabile, siamo molto aulici stamattina,
era che appunto appena avessimo infranto questi massimi che non infrangevamo, da questo punto qui questo range era talmente pulito che sarebbe andato a take profit diretto, ed è quello che ha fatto. Infatti prima eravamo entrati col buy stop qui, ma quando siamo andati un po' in profit poi siamo stati stoppati a break even. Però l'analisi, raga. Yes, apro subito. Allora, vedo euro dollaro. Io penso che possa proseguire ancora in quella tra supporto e resistenza per andare comunque sia a riempire lo spazio del tracciato dalla trend line, e poi possiamo vedere se... Sì, se avessi una chiusura... della resistenza e poi... Esatto. Un movimento short, secondo me. Però non adesso, secondo me. Quello che piacerebbe vedere a me sarebbe, che è praticamente quello che piace anche a te, appunto questa zona qui di resistenza, se avessimo un movimento bullish al di sopra di questa zona qui, andremmo a ritestare questo livello, creassimo poi una candela bullish qui, ok, che ti forma il supporto, ti permette di avere il tuo bello stop loss al di sotto di quel supporto formato, e il take profit. Adesso non so da dove arrivi questa riga bianca qui, ma questo sicuramente come primo target va bene, poi secondo target c'è quel livello lì. E quindi possibile continuazione bullish in questa zona qui. Anche se è più portato ad andare short il... Ma finché non mi rompe questo minimo qui, abbiamo... Esatto, quella linea bianca da dove prendere... Perché vedi, questo qui è un massimo, dopo che abbiamo infranto questi livelli qui. Non di molto, però comunque li abbiamo infranti. Abbiamo questo livello qua, e qui siamo un pelino più in alto. Qui abbiamo il nostro punto di minimo, e qui abbiamo un minimo più in alto. Quindi praticamente andando a disegnare, magari di giallo, così si vede qualcosa in più, come struttura del mercato saremo piazzati all'incirca così, con il nostro massimo lì, poi abbiamo il nostro punto di minimo, abbiamo il nostro massimo qui, più alto del precedente, abbiamo il minimo eventuale, per adesso se lo rompiamo questo non c'è niente di fatto, ma se qua creiamo supporto e andiamo a chiudere di nuovo al di sopra, poi ritestiamo. E il mercato va a fare questo movimento qui, un po' di consolidamento, e poi va a rifillare tutto il movimento di sinistra di queste due candele per proseguire e arrivare, sì, a target. Possibile. Anche se secondo me potrebbe rimanere nella supporto e la resistenza, farmi un retest sulla resistenza rossa e andare ugualmente short. Non so se posso risalire. Quello non lo sa nessuno. Quello non lo sa nessuno. Io, il mio punto è che in questa chart io non ho nessun trade, perché siamo a supporto e non vendo il supporto finché non è breakout. L'unico trade che mi viene in mente su questa chart è appunto se abbiamo il movimento bullish e il retest di questa zona qui, la prosecuzione del movimento fillando queste candele belle pulite sulla sinistra. Io lo traderei così, altro non vedo. Mi piace. Perché appunto tu dicevi di shortarlo da qui, praticamente se torniamo qui shortarlo. No, io direi di shortarlo da, in caso dovesse breccare la resistenza rossa. Il supporto, il supporto rosso, ok. Sì, ok. Dovesse fare un retest confermandola, alla fine tende sempre a fare una fase di accumulo e poi un movimento short. Da quanto sto guardando, sto vedendo, questi giorni, queste settimane. Capito. Però sì, potrebbe anche fare un bel movimento bullish andando un po' a rispettare il canale short. Vediamo. E poi proseguire sui movimenti. Lo scopriremo solo vivendo. US30 è sempre lì, che rimbalza. Christian, stavo guardando il gold da quando lo guardavamo prima, dal livello chiave 69, ha tirato un candelone ad H1 che è pauroso.
70 punti di candela. Bello, 70 punti di stop loss, crazy man. No, ti dico, gli acquisti lì erano anche, non dico facili da prendere, ma erano abbastanza palesi. Ti ho detto, non lo stavo guardando perché ero già su US 30, però alle 8... Ah, regà, weak feel, Siete voi. Se questa fosse un M30 sarebbe crazy. Solo un M15, quindi non mi fa impazzire. Però se andasse a infrangere questi massimi qui, perché vediamo che abbiamo... È rigettato lo stesso identico livello di prima. Se infrangessimo questo livello, quella pushata di 7-8 pips, secondo me, non ce la toglie proprio nessuno, ed eventualmente tutto il target, che è questo qua. Questo qua ha una resistenza più piccola. Però vediamo, perché l'H4 è andata bullish, ma ha rigettato piuttosto forte il livello che avevamo segnato. È arrivato qualcosa in chat? È qualcosa da aprire? O... No, stavo chattando con Christian. Per okay, ok. Sì. Ho detto che domani mattina torniamo a tradare l'oro, basta, mi sono stufato. Ma infatti ti dicevo, ieri ho visto che lo hanno tradato, quindi lo spread, non lo so. Io in questo momento qua ho uno spread decente, però non so. Cioè io se entro la posizione e poi mi passa lo stop loss, cioè mi passa a 15 punti di spread, è come aver preso uno stop loss, zio Ken. Quindi non so cosa convenga fare. Dollaro ha perso un po' di forza. Dollaro ha perso un po' di forza, quindi è andato bullish, euro dollaro. Ma non lo so, mia domanda è se sta perdendo un po' di forza. Non lo so, perché io non sto guardando nulla di legato DXI al dollaro. DXI. Sì, sto guardando DXI, ma... Eh sì, il gold si è mosso tutto in una direzione. Fatto supporto M30, ha rotto i massimi, ha ritestato e ha continuato. Abbiamo una struttura bullish molto molto forte sul gold a time frame daily. Comunque, se questo M30 rimane a chiudere così, deve essere veramente ottima per il weak feel. Se iniziasse a pushare prima, si può prendere sul flip dell'M15. Ma c'è meno range. Diciamo che se l'M30 chiudesse in zona, ci permetterebbe di entrare sul retest, e quindi al posto che avere 7-8 punti di take profit, avremmo tutto il range di 15 ed eventualmente di 25. Più qualità. Ah, crazy, insomma, il livello... Cosa? Aspetta. Ecco, molto più zoom out. Oh no. Ah, ok, sì, solo che siamo più indietro. Però ho cambiato tutti i livelli, grazie. I didn't want to do the
Ora io sto andando un botto giù. Sta rompendo il supporto? Sì, sì, l'ho già rotto e sta andando verso il nuovo minimo, cioè verso il minimo. Verso il minimo. La linea bianca. Aspetta una chiusura M30, vedi se ti valida qualcosa. Pensavo che accumulasse un po' di più, però ha accumulato veramente tutta la notte, ha fatto un movimento, intestando il mio la resistenza, adesso ho breccato il supporto, distrutto, ha superato il minimo, e sì, ci sto. Tendi la chiusura M30, mancano 6 minuti, se ti valida qualcosa. Ok, adesso ho breccato pure la resistenza bianca e boh, aspetto un retest per prendere eventuali posizioni. Di cosa parlate? È un Raudi. Ho breccato i minimi dell'analisi. Okay. Buonanotte, guardavo euro dollaro. Ma quant'è che c'è sto trend? Minchia, un botto. Praticamente penso dall'inizio del mese. Nel mese scorso. Sì, esatto. Che ti ricordi che pensavamo facesse il weak fill del mensile a rialzo, invece da lì è venuto giù. Ha rotto i minimi mensili. Ok, vediamo, adesso sta andando con un treno. Dino per caso è nel... Aspetta. Sì, c'è Dino. Dino, lo sai perché queste candele sono più grosse di queste? No, non rispondere, va. Finta di niente, va. Che cazzo significa? Significa che c'è molto più volume perché c'è il coronavirus. Vabbè, scoperta. Le donne non si stuprano. Christian ci ha mandato una chart. Scusate se ne invio così tanto, ma figurati. Insomma. Magari ne inviaste un po' di più, sempre qua che mi annoia, parlo a macchinetta, ogni tanto solo del silenzio. Okay. GJ, aspettare un break, sì, assolutamente, questo range qui. Aspetto un semplice break retest, sì, è questo range, sostanzialmente, questo qui. Yes. Sì, questo magari trend più... line bullish non è male, potremmo andare a ritestare 133.700. Ok. GP CAD sta preparando il weak fill. Euro UD dovrebbe proseguire bearish, io non... Non mi farebbe impazzire. Sempre bearish, accumulo e bearish. Sì, il trend è un trend bello forte. È un po' che lo sto seguendo, sta sempre facendo così. Adesso spero di cercarmi una bella... A me non piace granché, sinceramente, però comunque è valido. Non mi piace granché per il fatto che se fossi dovuto entrare short sarei già dovuto entrare, a mio parere. Ad esempio qui, quando abbiamo breccato questo supporto, abbiamo fatto il retest un'ora prima dell'apertura di Londra e il nostro movimento bearish è avvenuto. Potevamo avere lo stop loss al di sopra dei massimi di quella prima, il take profit sarebbe stato ovviamente al fondo di questo range, primo take profit e poi una runner che avrebbe dato
tanti punti. Nel weak field sono 35, poi, perché da qui in poi a sinistra non c'è nulla, quindi io non ho nulla su cui basarmi ed è per questo che non mi piace. E il movimento bearish è già stato, cioè, è già stato fatto un bel movimento bearish, quindi potremmo avere un pullback, magari un fake out, fottere un po' di gente. Non saprei, la daily deve continuare perché è totalmente bearish. A sinistra abbiamo questo bel range, quindi è sicuramente un buon trade. Abbiamo breaker di test daily, perfetto, da questo livello qui. Quindi a maggior ragione lo short si poteva prendere prima, quando abbiamo creato resistenza sul livello da retest daily. Arrivato qui, boh, io non saprei. Io sul plus non saprei dove metterlo. Io dovevo entrare prima. Dovevo entrare prima, sì. Adesso... È già un po' troppo in basso, secondo me, poi per carità. Dovesse ritestarmi un minimo. Io avrei paura che se andasse a ritestare quel livello lì, vuol dire che l'H1 starebbe quasi rimangiando tutto il movimento e potrebbe addirittura andare a fake out. Oppure questa M30 semplicemente apre e continua a venire giù. Però non lo so. Quando sembra troppo facile, di solito lo mette in quel posto. Esatto, il francese è sempre lì che ascolta. Il tizio l'hanno chiamato. L'hai visto anche tu, no? I video? Sì, sì, sì. Ecco, è lui. Lui è quello contro cui combattiamo, quindi ricordatelo. Succede proprio così. Il sold, d'accord, bottom, reversal. Pum. Spinge. Ha già dato il breaker di test su questo livello qui che dicevamo prima. Siamo un po' incastrati in questo range qui. Non so se abbiamo la forza di breakarlo prima dell'arrivo della... A parte che la sessione di Londra è appena aperta, ma non mi piace granché questo incastramento qui a sinistra. Neanche il tempo di criticarlo, che già si è offeso e si è girato. Lenzo, DJ. Lenzo. Qui l'M30 ha chiuso, effettivamente ha chiuso al di sopra, però non mi piace per il fatto che questa M15 è venuta al di sotto, è entrata bene all'interno del range, ha ritracciato troppo, secondo me. Comunque, buy stop in caso flippasse bullish, si può sempre tenere. Più che altro perché abbiamo un risk reward decente. Potreste avere 6 punti di stop e 12-13 take profit. S30 è andato su, ha dato una bella pushata, ce la siamo persa, eh. Non lo stavamo più guardando, ma questa era una bella pushata. Poi ha chiuso di nuovo sotto. No, che non lo stavo guardando. No, ci siamo persi il trend qua. Mamma mia. Ma lo stavamo dicendo che continuava a rimbalzare qui intorno a sto livello 24.100. Ha rispettato questi minimi, li ha rispettati qui. Bullish, rottura dei massimi, retest. Ingresso, stop loss, primo take profit. Però questo è proprio scalping estremo. Cioè, preferisco dare time frame un po' più grandi, che danno un po' più di movimento. Hai visto il coso che ho mandato ieri, che il Pentagono tipo ha, come che si dice, autorizzato la pubblicazione di 3 video riguardanti gli UFO? What? non sto scherzando, che avranno autorizzato la pubblicazione online di questi video qui. Ma i video chi li ha registrati? Loro?
E non ne ho idea perché non ho ancora visto niente. Andre prima sul gruppo ha mandato qualcosa che dopo volevo aprire, però poi sono andato anche a cercare proprio l'articolo e la notizia, ne parlano tutti, quindi nel senso è una cosa... E vedevo anche ieri Jev che ne parlava sul suo gruppo, che sul suo portale di Bloomberg gli era arrivata la notifica. Non so sì, se hai visto. No, è assolutamente vera la cosa. Poi, sto cercando il link sul gruppo, che ora l'hai mandato. Ah, eccolo qua. Stamattina presto, dopo la mia lo apro. Ma raga, coronavirus, ci mancavano solo più gli alieni, insomma a posto. Il capoeirino, raga. Infatti ci sono già i commenti, tipo aprile, Covid-19, maggio, invasione aliena. vediamo questo omino verde. Il numero 2 era quello più decente, perché tra i vari commenti la gente diceva cazzo, il mio iPhone registrava meglio. Però vabbè. Non si vede. Ma un po' a scatti. Ah, io lo stavo vedendo, stavo sentendo con l'audio in cuffia. Minchia, era tutto esaltato quello che l'ho beccato. I catch it. Boh, io vedo una... Vedo una macchia sullo schermo, non capisco. Ed è quello che è. Una macchia. No, però comunque la cosa è... Cioè, anche altri casi giornalistiche ne stavano confermando il fatto che il Pentagono avesse autorizzato. Poi il video non ho ancora visto niente, però... Guardalo lì. L'ercio. Roba è, raga. Ma cos'è sta? Cioè, io dai... Vabbè. Oh, però vedi CNN, c'era anche ieri su Fox. No, no, ma lo vedo perché appunto è stato pubblicato da una fonte ufficiale, giusto? Sì. Cioè, dove è stato registrato? Questo mi chiedo. Allora, quanto cazzo è grande il Pentagono? È una lanterna cinese, vaffanculo. No. Illusione ottica. Loro sono tra noi. Sono a Poirino, raga. Perché sono solo lì a Poirino? Te lo giuro, ho letto anch'io cerchi nel grano a Poirino. Ma che cazzo. Ma ti giuro che ogni anno esce la notizia, cerchi nel grano a Poirino. È vero, è vero. E quello è il contadino del campo che va di notte e fa due cerchi. Poi è impazzito. voglio io i giornalisti. Aliens. Madonna, pensa fossero veramente come gli alien. Madonna, cazzi. Con sangue acido. Pensa che roba che il presidente degli Stati Uniti le sa tutte queste risposte. Lui lo sa se esistono o no. Penso di sì. Io fossi come suo figlio lì che si chiama Barron, glielo chiederei subito, gli direi: pa, ma esistono o non esistono? Quindi vedi di dirmelo. Ma c'è da porsi il dubbio di ok. Senso, sono sulla Terra o no? Cioè, quello sì, esatto. Più che esistono, esistono o no? Certo che esistono. Esatto. Sì, perdonate, la domanda intendevo quella. Ah, certo che esistono, così proprio, addirittura. No, secondo me è già anche solo una forma di vita che non sia ovviamente con un corpo. Ma quindi come esistono? No. Come quelli... Quelli che... Quelli verdi con la testa grossa? No, però... Esistono già, raga. No, però io intendo tipo una forma di vita che sia anche solo un batterio che comunque è al di fuori della Terra. Lo considero come forma c'è di vita. C'è un pianeta solo acqua con batteri. Qua c'è una mita qua, rapita e messa incinta dagli alieni. Giovanna Podda. Non ne potevo più di sentire sghignazzare dietro le spalle. Volevo solo raccontare quel che mi è capitato. Incredibile. No, beh, questi sono già. Però ti dicevo, quelli secondo me dei batteri, questi così qui, già io li considero come esseri extraterrestri. Poiché non siano magari il testone verde con gli occhi. Ma li consideri male perché i batteri sulla Terra sono terrestri. No, al di fuori della Terra. Detto. Qualsiasi... ma al di fuori della Terra l'hanno trovato un cazzo, hanno trovato qualche
da quello che si dice, qualche micro traccia di acqua su Marte, forse, mi sembra. No, ma c'è un pianeta tutto acqua al di fuori del sistema solare in cui l'hanno però Plutone 80%. È fondamentale quella frase lì, al di fuori del sistema solare. Al di fuori del sistema solare vuol dire che è lontano in un modo inimmaginabile, cioè un proprio una cosa fuori dal mondo, come si dice. Come posso cercare? Pianeta 80% acqua. 24 d'acqua. 80. No. Euraudi ingolfato lì. È stato 10 minuti fermo praticamente. Vediamo adesso per la chiusura dell'M5 e poi quella dell'M15. Vediamo se si muove. Se qualcuno ha preso il weak feeling by stop su GVP CAD, complimenti amici, siete esattamente a 11 punti di profitto. E su GJ lo stesso, identico setup. Se qualcuno di voi non l'ha preso e doveva tradare, mi arrabbio. No, non me lo dite se ve lo siete fatti scappare, perché mi arrabbio. Cazzo volete di più? Cioè, questi sono soldi gratis. Dio cane. No, non devo bestemmiare, stiamo registrando, mi dimentico sempre, scusa. Però, it was crazy, man, it was cold. Mi hanno chiamato da un bel po'. Però mi hanno chiamato da prima che questo M30 qui chiudesse in basso. Quando l'M30 qui era qua, ho detto chiude bullish, se chiude bullish al di sopra e lascia una wick, l'andiamo a fillare. Poi stiamo preparando il weak fill, poi ho detto che non mi piaceva granché questo M15 che era andata dentro il range, ma che il buy stop sul flip della candela era ancora assolutamente valido. E that's it. 13 pips. Questo era un ottimo trade anche, non avessi preso quello di prima sicuramente avrei preso questo qui. S30 ha rotto la resistenza. Yes. Ho preso la mia posizione. Bene. 15 punti. Bene, bene, bene. Ne fa un botto questo. Però non... Ma tu adesso io non... Però sei entrato qui e quando sei entrato qui lo stop loss dove l'hai messo? Qui? Io ho preso il retest su M30 su livello 1.67327 e lo stop loss l'ho messo 10 punti sopra. Piazzato un po' così. Ah beh, ci sta, ci sta. Mamma mia. È arrivato quasi al secondo target. Mancato per 5 pips. 4 pips. Oh raga, me l'ha preso. Sì. L'ho visto. Ragazzuoli, ditemi che qualcuno è entrato, vi prego. Almeno uno. Dino, non sei andato su questa buy? No, anzi lui ti aveva scritto che non la riempiva, mi ricordo. Nelle... Ah sì? Ma Dino, sei proprio... Duke. Boh, raga, alla fine lo donano... Raga, 20 pips di tre chiamate... Strachiamato. Pa. L'ho preso, adesso andiamo su giù. Ok, perfetto, giù mi sta facendo un buon movimento. US30 ha dato di nuovo i massimi. Allora, quindi ricapitoliamo questo. Allora, io voglio scriverlo questo, perché lo scrivo come trade chiamato, perché non si può non menzionare questo trade su GVPCAD. Sarebbe un sacrilegio non menzionare tanta bellezza di struttura del mercato.
Maronna, che schifo questo colore. Scriviamolo in nero. Dunque, GVP CAD, abbiamo parlato prima, abbiamo creato il nostro punto di massimo M30, siamo andati a ritestare, oh, ma questo è un cerchio, non è proprio quello che avevo in testa. Aspetta. Allora, ok. GVP CAD, siamo andati a creare questo punto di massimo qui prima, abbiamo rigettato il nostro livello, abbiamo parlato del weak fill, se questa candela avesse creato una wick da filare, avesse chiuso al di sopra del livello precedente, molto probabilmente avremmo potuto piazzare un buy stop sul flip della candela quando questa qui è andata giù a creare la wick, la down wick, per appunto pushare e fillare tutta questa wick creata precedentemente. Abbiamo avuto una pushata di 20 punti all'incirca, 19 punti, e il trade è stato chiamato e richiamato. Era molto semplice come struttura del mercato, avevamo qui sulla sinistra questa candela da fillare, avevamo preso un buy stop prima ma siamo stati stoppati a break even, e poi abbiamo avuto il movimento bearish, con questa chiusura, questa candela qui, questo massimo che ha rotto tutti quelli che c'erano. Buongiorno. Buongiorno, che ha rotto tutti quelli che c'erano qui in basso, e poi abbiamo ritestato il nostro livello di supporto perfettamente, abbiamo fillato la week precedente con questa pushata. Abbiamo 20 punti di trade con all'incirca 4.5 di stop loss, come dicevamo prima. Questo era un ottimo trade. Ottimo, ottimo, ottimo. Investment. Investment. Ok, io ho l'ultima idea su GU. Su GU, su EURAUD? No, no, GU. EURAUD ho già chiuso. No. Sei riuscito a prenderlo? Ma è rientrato su GBP USD, immagino sia andata bene, vedendo GJ e GCAD. Credo abbia pushato. EURAUD l'ho preso. Adesso andrà a fare nuovi minimi oppure andrà a ritestare. So. EURAUD, ma EURAUD è in caduta libera, il daily non ha niente. Ah, beh, c'è questo minimo. EURAUD è abbastanza prevedibile. Sì, sì, è un bel trend, un bel trend. Però anzi, è un gran bel trend. Un gran bel trend. Abbiamo avuto il break di test, come dicevamo prima. Perfetto. Se rompiamo anche questo minimo qui, tosta. Ti ha dato qualcosa, Nick? Io? No, sinceramente è tipo un paio di settimane e mi alzo alle 6 di pomeriggio, quindi sono un po'... Ok, a posto. Ho ancora di sballare cose. Un po' così. Benvenuto nel club. Ecco, ecco. Io mi sono messo a tradare US 30. Fai bene, fai bene. Fai bene. No, è la miglior cosa, non... No, beh, ti dico, il gold stamattina non ha avuto problemi di spread, quindi non voglio dire che sia tornato, ma siamo lì, siamo quasi lì. Però è quello, cioè, boh, non si... mi hanno levato la coppia mia, ma è passata la passata. Capito come? Giusto, giusto. Ti cioè, prima, quanto stavamo su quel gold? Tutta la vita, tutti i giorni. Ah, capito. Un po' così. Impazzita subito. Ogni tanto mi guardo qualche indice, ma sta poco. Mamma mia. Bastardo. Mamma mia, che trade, ragazzi. Che operazione. È partita senza di me. 25 pips, target raggiunto. Velocissimo. Forza. Sono un po' amareggiato perché alla fine questo secondo trade era meglio del primo ancora. Che già il primo ero molto soddisfatto del primo perché mi è piaciuto molto. Ma questo era veramente di un'altra categoria. Questa pushata qua, un'altra categoria. Comunque fai 30 punti alla fine di Tower. Da quando ha questo rumore, raga. È veloce, raga, da questi punti. Oh, madonna. Raga, c'è qualcuno che ha un microfono. Dino.
no, G, B, O, X, O, Z, quello. No, io non so. Ti ha fatto comunque sarà da 45 punti, in pochissimo. 40... Ma io non so di niente, quindi... No, no, non sei tu, non sei tu, era quello... Che... Era Nick. GX, quello lì, no. 45 punti in un'ora, raga. Chi? EuroD. Ma EuroD muove tanto. Muove tanto e valgono meno. Valgono un 50-60%, ma muove veramente un sacco. Ha fatto veramente un buon... Mi ha stupito. Buono, molto buono. Sì, sì, un bel trend, un bel trend. Infatti non mi dispiace così tanto. E che sport. Ma tra le coppie con Euro, vabbè, mi piace Euro JPY perché è simile a GJ come market structure, però EURAUD è sicuramente quello che muove di più delle coppie con l'euro. Ottimo, bel trade. Muove anche di più di EURGBP, perché EURGBP, nonostante sia con la sterlina, muove poco. Ma infatti io faccio solamente, vabbè, euro-dollaro non mi piace nemmeno più, nemmeno tanto così. Intanto a me... No, era giusto per... Euro-dollaro australiano mi ispira. Per sport, euro-OD, questa candela da inizio a fine sono 50-51. Adesso il GBP si è mossa tanto, infatti questa anche è droppata. Però non sono 50 pips, sono 20. C'è una bella differenza. Eh sì, in... il conteggio dei punti. Mamma mia, ma io sapevo che arrivava sto movimento. Peccato, peccato, peccato. Non volevo rischiare, cioè volevo prendere un secondo trade dopo quello di prima è andato bene, però era crazy, man. DJ è arrivato a target di 133, 400, incredibile. Target straight up. Rottura dei massimi, chiusura fake out sopra 150, retest di 150 e raggiungimento del target estremo. Tutto chiamato, live, tutto discusso. E oggi fuochi d'artificio questa sessione, grandi movimenti. Grandi movimenti, grandi analisi. Boh, a me mi piacciono un po' niente ancora sui CV. Overtrading, sento puzza di overtrading. No, vabbè. Sto scherzando, sto scherzando. Sono ancora oggi. E boom. Easy. Se mi ritesto, apro una posizione volentieri. Se ne può andare anche a far culo. Su GU, dicevo. Sì, sì. Che facciamo, ragazzuoli? La continuiamo? Ma adesso chiudiamo alle 10, possiamo anche chiudere. Yes. Dalle 7:20 che andiamo avanti e abbiamo preso tutto quello che dovevamo prendere. È stata un'ottima sessione, veramente ottima. Buon bella, raga, io vi saluto. Ciao ciao, ci vediamo in questi giorni quando vuoi tu, noi ci siamo. Devo entrare, tanto noi al mattino dalle 7:30 in poi, siamo qua. Yes. Ciao, ciao ciao. Bravo comunque, bei trade. Bello raga, grazie. E niente, boh, per me se non dobbiamo sfruttare l'H1 io non ho alcun interesse a vedere questa H1 chiudere. No. Anzi, ho solo della sofferenza. Mamma mia. Che crazy. Ma è quello che nell'analisi mandata domenica sera su Slack, nel breakdown weekly per settimana, era stato detto che avevamo chiuso con questa daily qui e se avessimo proseguito il movimento probabilmente andremo a ritestare questa zona 133-800.
prima di invertirci di nuovo. E direi che sta andando alla grande quell'analisi di questo movimento praticamente. Sostanzialmente. Così, niente di strano. Boh. Niente, raga. Se qualcuno ha qualche chart, qualcosa, lo mandi adesso, se no chiudiamo la live. Ok, ragazzuoli, ci sentiamo più tardi, ci aggiorniamo. State al sicuro durante New York. E... No, altre date, stay safe. Oppure andate bello, full margin, bruciatevi il conto, divertitevi. Pensate a diventare ricchi, comprarvi la Lambo. Bella, raga. Ciao, ciao. Ciao, ciao.